Visto il crescente interesse per quel che riguarda le tematiche europee, abbiamo chiesto a Cinzia Boschiero, giornalista ed esperta proprio in questi temi, di raggiungerci in redazione per parlarci di alcune delle problematiche che avevamo riscontrato e interessavano di più i nostri telespettatori. Partiamo da quelle che sono le opportunità per i ricercatori, un tema particolarmente caro. Vediamo che cosa succede a livello europeo. Le opportunità di ricerca sono europee e quindi anche italiane. I nostri ragazzi possono sapere con certezza di tutte quelle che sono le opportunità tramite appunto Dialogo TV e che riguardano i cofinanziamenti, le borse di studio varate dalla Commissione Europea di cui loro possono utilizzare i fondi tramite le nostre università, tramite i centri di ricerca. Ebbene, per entrare nel merito, ad esempio il settimo programma quadro è un programma della Commissione Europea che dà borse di studio ai ricercatori per rimanere in Europa, quindi i nostri ragazzi possono utilizzare queste borse di studio. Naturalmente il sito è c.europa.eu e poi possono scriverci per avere dei dettagli, e possiamo evidenziare che ci sono anche degli start-up, degli spin-off, ragazzi di 24-25 anni che grazie ai loro progetti di ricerca sviluppati in Italia possono utilizzare i fondi europei. Un esempio concreto? Proviamo a pensare ad esempio a Fondazione Filarete, che si trova in Viale Ortles a Milano. Ebbene, un esempio reale in cui ragazzi che hanno studiato su ambiti quali le nanotecnologie o le biotecnologie possono utilizzare fondi europei e sviluppare quelli che sono i loro progetti di ricerca. Per entrare nel merito, come potete fare? Potete contattare la redazione di Dialogo TV, fare anche delle richieste su tematiche specifiche e noi vi evidenzieremo quelle che sono tutte le attività della Commissione Europea, Direzione Generale Ricerca. Che cosa si può fare? Pensate che addirittura anche ragazzi di 14 o di 21 anni possono partecipare a bandi e concorsi ed avere dei grant europei, uno per tutti, è il concorso Giovani le Scienze che si svolge ogni anno e a cui ragazzi tra i 14 e i 21 anni possono partecipare utilizzando quelle che sono le loro capacità e quindi inventive, presentando un progetto di ricerca oppure una piccola idea su un vario ambito che può essere l'applicazione del computer piuttosto che altro, ed essere selezionati per poter vincere fino a 7.000 euro. Per rimanere sul tema della ricerca, ecco che abbiamo ad esempio una nostra telespettatrice che ci ha scritto, dice: sono un insegnante di scienze e sul tema dell'alimentazione cerco dei dati aggiornati sulle normative comunitarie per far studiare i miei studenti e per far fare loro delle ricerche. Bene, Ernestina, noi ti rispondiamo e ci sono due nuovi strumenti legislativi adottati dalla Commissione Europea di recente, sono dei regolamenti sull'utilizzo degli additivi. Il tema è molto attuale perché ci sono pubblicità anche oggi sui giornali che trattano questo argomento, pesticidi piuttosto che altre sostanze che sono i nostri alimenti, e possiamo segnalarti che c'è proprio un sito legato alle informative per le scuole e che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, nel suo sito, che anche se da Parma tra l'altro in Italia, può dare informazioni proprio sull'ampia gamma di additivi e materiali di ricerca utili anche per le scuole.